Donna, un bambino, un dragone. A prima vista potrebbero sembrare gli ingredienti di una storia paurosa. Infatti, le scene spaventose che avete appena visto fanno parte di una profezia vera e potente rivelata all'Apostolo Giovanni quasi 2000 anni fa. Che cosa viene detto in questa profezia in Apocalisse 12:10? Parla di qualcosa che è accaduta migliaia di anni fa? O descrive cose che accadranno nel prossimo futuro? E cosa rappresentano la donna, il bambino e il dragone? Seguiteci, ci addentreremo in un mondo che pochi hanno visto, ma di cui tutti siamo parte. Apocalisse, la sposa, la bestia e Babilonia. Libro della Bibbia, l'Apocalisse, all'Apostolo Giovanni vengono rivelati i segni di una grande battaglia tra il bene e il male. La profezia di una Babele che si è sviluppata dietro le quinte dall'alba dei tempi. I segreti alla base di questa profezia hanno viaggiato nei secoli fino ad oggi. A partire dai regni e dai governatori in tutto il mondo, fino alle donne e agli uomini che si sono impegnati a combattere per ciò in cui credevano. Questa è la storia della cristianità, della ricerca della verità e delle fondamenta della fede di miliardi di persone. Poi apparve nel cielo un gran segno. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio, quando lo avesse partorito. Molti studiosi e storici della Bibbia hanno studiato questa profezia negli anni e concordano che la profezia in Apocalisse 12 indica un evento noto come il massacro degli innocenti, avvenuto in Giudea nel primo secolo. Nei decenni precedenti alla nascita di Cristo, l'impero romano aveva conquistato tutto il bacino del Mediterraneo, inclusa la Giudea, e in momenti storici diversi hanno governato persone diverse. 20 anni prima che nascesse Gesù, governava il re Erode, asservito all'imperatore di Roma. Oltre alla Bibbia, altri documenti su di lui ci dicono che era molto crudele, che aveva ammazzato i suoi stessi figli, era tremendo e non voleva nessuno accanto a sé. Quando una piccola delegazione di saggi dall'Oriente giunse a Gerusalemme, annunciando di essere in cerca del neonato re dei Giudei, Erode divenne molto ansioso. Perché era così sconvolto? Perché quello era il suo titolo, datogli dall'impero romano, re dei Giudei. E chiede ai suoi sapienti da quanto tempo sarebbe stato possibile che questo bambino fosse nato.
Le loro stime furono di circa 2 anni, forse meno. E scopre dai farisei e dai giudei dove sarebbe dovuto nascere esattamente questo bambino. Scopre che il luogo è Betlemme e si preoccupa della possibilità di perdere il trono. Questo gli procura una tale rabbia che manda i soldati per cercare di ammazzare Gesù. Ci dice che questo atto barbarico è stato ispirato da qualcosa di più della semplice gelosia terrena di un vecchio re. Molti studiosi della Bibbia credono che faccia parte di una lotta ben più ampia che ha avuto luogo negli anni e che è in atto ancora oggi. Per approfondire i segreti di questa profezia, dobbiamo prima identificare i personaggi principali: la donna, il bambino e il dragone. Viene detto, poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Diamo un'occhiata più da vicino alla donna. Sappiamo che è il simbolo di qualcosa o qualcuno. La Bibbia ci dice cosa rappresenta questa donna. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Da questo capiamo che la Chiesa è la sposa di Cristo e non solo la sposa. Ma in un certo senso, dato che nessuno odia la propria carne, la Chiesa è il corpo di Cristo. La donna, nelle scritture, rappresenta la Chiesa in maniera molto chiara. C'è una donna che rappresenta il popolo di Dio. Osserviamo questo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Gesù giunge al popolo di Israele e in seguito nasce la Chiesa come qualcosa che Gesù stesso sviluppa. Ancora più importante, questa donna sta per dare alla luce un bambino speciale. Chi è il bambino? Abbiamo alcune indicazioni. Primo, governerà le nazioni con giustizia. Questo è un riferimento all'Antico Testamento, in cui Dio è chiaramente colui che governa sopra le nazioni con giustizia divina. E poi è detto che viene rapito in cielo. E chi viene rapito in cielo? Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Quindi queste due indicazioni ci dicono in modo piuttosto chiaro che il bambino è Gesù. E ora consideriamo il mostro in questa profezia. Il dragone. Nel cielo apparve anche un altro segno. Un gran dragone rosso. Mi piacerebbe potervi dare una teoria stravagante in questo caso, ma la Bibbia ci dice chi è il dragone. Il dragone è il diavolo. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento ci dicono che è Satana, sapete, gli angeli e il diavolo. Satana attacca Cristo non appena arriva sulla faccia della terra, lo attacca lì. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ciò che osserviamo qui, nella prima parte di Apocalisse 12, è il ritratto simbolico dell'eterno conflitto tra Satana e Cristo. E troviamo questa descrizione risalente al Giardino dell'Eden, in cui è presente un serpente con le ali. Che cos'è un serpente con le ali? È una sorta di dragone, e abbiamo la figura del serpente, del dragone, che ricorre in tutte le scritture. In tutta la vita e in tutto il ministero di Cristo, Satana cerca di distruggere i piani di Gesù,
il quale invece desidera dare la salvezza all'umanità. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E ci sono dei momenti in cui viene tenuto fuori dalle sinagoghe o viene spinto su un'altura? Cercano di tentarlo e lo torturano a morte pubblicamente. Il tentativo di vanificare la salvezza da parte di Satana si è concluso quando Gesù è risorto dalla morte. Il figlio di lei fu rapito presso Dio, il suo trono. Con il figlio di Dio lontano dalla sua portata, il diavolo ha concentrato tutta la sua energia verso i seguaci di Gesù, i nuovi cristiani. A tal fine, si servì in gran parte del crudele potere della Roma imperiale. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. I cristiani erano una piccola minoranza perseguitata, non avevano uno status ufficiale nell'impero romano. Subirono una serie di persecuzioni, alcune delle quali assai dure. Nell'impero romano uno dei ruoli della religione era quello di assicurare il benessere dello Stato. Se gli dei fossero stati adorati in modo appropriato avrebbero favorito l'impero. Se invece fossero stati adorati in modo improprio, beh, l'ira degli dei avrebbe causato danni all'impero. Non volevano fare sacrifici agli dèi, e gli dèi in quel momento includevano anche l'imperatore. Perciò era facile considerare queste persone come capri espiatori religiosi. Se le cose andavano male, magari era perché alcuni cristiani si rifiutavano di dare agli dèi ciò che spettava loro. Bisognava punirli, e per gran parte delle volte la punizione consisteva nella morte. Ciò che pensava la gente era che i cristiani, riuniti insieme, sembravano fare sesso con i fratelli e le sorelle. C'erano pettegolezzi sul fatto che commettessero atti di incesto. I cristiani erano soliti chiamarsi fratelli e sorelle ed erano soliti mangiare la carne di Cristo. Le persone avevano sentito che probabilmente i cristiani mangiavano i bambini. Quindi, quando i pagani sentivano queste cose, pensavano al peggio. Così i cristiani furono allontanati dagli esercizi pubblici, dalle attività militari, i loro libri furono confiscati, le chiese distrutte, non potevano nemmeno riunirsi, e tutto questo perché c'era l'ansia diffusa che potessero minacciare il benessere dello Stato. Mentre la prima chiesa soffriva per queste terribili persecuzioni da parte di Roma, le loro vite divennero una testimonianza potente per la verità. Mentre i pagani vivevano costantemente con la paura delle superstizioni, i cristiani affrontavano la persecuzione e la morte con una pace soprannaturale. Fondamentalmente, Nerone li dava in pasto ai leoni, li legava a pilastri, li ricopriva di pece e dava loro fuoco come torce umane, così che le feste potessero continuare nella notte. Erano tirati, uccisi dai gladiatori. Venivano usati in metodi creativi per disfarsi dei cristiani. Nel vivere gli ultimi attimi della loro vita, spesso cantavano e davano lode. Mentre migliaia di cristiani pagavano il massimo prezzo per la loro fede, il loro sangue e le loro preghiere divennero semi essenziali per la nuova Chiesa. La gente era così affascinata dal modo in cui morivano i cristiani che la reazione immediata era: vengo anch'io. Quindi i cristiani si diffusero come un fuoco potente. Più venivano uccisi e più si ergevano in protezione della loro fede. È vero, bisogna sottolineare che la prima chiesa si diffuse nonostante i primi tentativi globali di repressione da parte di imperatori autocratici e potenti che si impegnarono a fondo contro i cristiani, ma nonostante tutto questo, la prima chiesa sopravvisse. Si dice che nei casi di una piaga, di una carestia, di una malattia o di una pestilenza che si diffondeva, tutti dicevano: a morte i cristiani! E poi veniva detto, come se così tanti potessero sfamarne così pochi. Il punto è che non si può distruggere un'anima. In questo periodo di crescita esponenziale, i cristiani in tutto l'impero romano si rifugiarono quasi letteralmente sottoterra. Questo sistema elaborato di tunnel e camere sotto la città di Roma divenne noto come le catacombe. È importante capire le catacombe. Molte persone
pensano che ci siano grotte naturali sotto Roma e che i cristiani semplicemente le occuparono. Quasi tutte le catacombe, invece, non sono grotte naturali, furono scavate dai cristiani. I cristiani si incontravano in questi labirinti sotterranei. Qualche volta venivano tenute delle funzioni in quel luogo, proprio nelle tombe dei martiri. Il secondo punto è che l'atto di seppellimento dei morti era molto significativo. I cristiani credevano nella resurrezione del corpo. Ovviamente questa credenza cambiò durante i secoli, ma i primi cristiani credevano che sarebbero risuscitati nella stessa forma corporea. Quindi scelsero di seppellire i morti piuttosto che cremarli. Per questo, se si consentiva il seppellimento dei morti in un momento storico di questo genere, si rischiava la persecuzione. Era come dire: venite a investigare su di me, potrei benissimo essere cristiano. Nel 306 d.C. salì al potere un nuovo imperatore romano e le cose iniziarono a cambiare rapidamente. Costantino il Grande era un abile leader militare e un astuto politico. Costantino dovette combattere una serie di guerre civili per poter raggiungere il suo obiettivo di diventare imperatore. E questo era il suo obiettivo personale e politico. Non aveva nulla a che vedere con i cristiani. Arrivò dall'odierna Francia, dove dovette confrontarsi con il suo rivale Massenzio in Italia. Costantino arrivò dal nord, attraversando l'Italia, la quale ha una forma allungata. E vinse una battaglia dopo l'altra. Mentre marciava con il suo esercito, una notte fece un sogno in cui Dio andò da lui e gli disse: diventerai cristiano e vincerai sotto questo segno e conquisterai. Poco dopo ebbe una visione e la storia ci narra che fu vista anche dal suo esercito, oltre che da Costantino stesso. Guardò verso il sole e vide una croce su di esso. E le parole greche: ev tutun achia. Con questo segno vincerai. La testimonianza riguardante questo sogno compare subito. Viene descritto da Eusebio. Ci sono diverse fonti, diverse versioni, ma sembra sia confermato il fatto che Costantino disse di aver avuto questo incontro divino, in cui un angelo gli diceva che avrebbe vinto nel segno della croce. Costantino comandò alle sue truppe di adornare i loro scudi col simbolo cristiano. Il suo avversario uscì dalla città per affrontare Costantino, che giungeva con il suo esercito, che in quel momento era ben preparato a causa del fatto che avevano vinto varie volte nel loro percorso verso sud, a partire da Milano. Il suo avversario attraversò il Ponte Milvio per raggiungerlo. Aveva Costantino e il suo esercito davanti e la città e il fiume alle spalle. Non era certo una bella situazione in cui trovarsi. Se non avesse sconfitto l'esercito che avanzava, non avrebbe avuto modo di ritirarsi. E alla fine perde. Certamente Costantino non era ancora cristiano. Questo fu un potente avvenimento e lui stesso pensò che il Dio cristiano gli aveva permesso di vincere. Il Dio cristiano era più potente degli dèi. Era chiaro che Costantino aveva reso proprio il simbolo della cristianità, che aveva combattuto sotto quel vessillo e che aveva vinto. Volendo essere un buon imperatore romano, pensò: bene, ricevuto il segno. Sono sulla strada giusta. Nel caso in cui si fosse stati pagani o confusi sul tema religioso, ci fu questo scontro tra divinità. E chi ebbe la meglio su tutti? Il Dio cristiano. Ognuno può tirare le proprie conclusioni. Gradualmente, le considerazioni verso i cristiani iniziarono a cambiare. Durante il regno di Costantino, i cristiani passarono dallo status di setta perseguitata ad avere posizioni influenti nei tribunali e nei palazzi del re e dei governanti. Così una gran parte dei sospettati iniziò ad avere automaticamente posizioni importanti. Poi divennero anche vescovi locali. Insomma, diventare cristiani non era un grosso problema, perché gran parte di loro credeva in un'entità suprema che aveva diverse rappresentazioni. Se si voleva avanzare nell'esercito o nei servizi militari imperiali, conveniva diventare cristiani, perché tutte le persone ai vertici erano cristiane. Quindi, se si voleva avanzare nella gerarchia, sia nell'ambito militare che civile o nelle corti, la gente diventava cristiana.
Essere cristiani divenne una cosa attraente, perché l'editto sulla tolleranza di Costantino cambiò tutto. Costantino può reclamare il titolo di grande con diritto, perché ha trasformato la storia del mondo in qualcosa di nuovo e ha fatto diventare il cristianesimo, che fino ad allora aveva sofferto le più sanguinose persecuzioni, la religione di Stato. E così, quando molte persone del mondo romano iniziarono ad entrare nelle chiese cristiane, portarono con sé molti degli usi e delle tradizioni pagane. Ora che il cristianesimo aveva ottenuto lo status di religione completamente legale, diventò di conseguenza attraente per le generazioni successive e per un gran numero di membri dell'elite. La percentuale di cristiani nella fascia del 10, 15, 20% aumentò notevolmente e ancora di più nella fascia più alta dell'1-2%. Questo fu il vero cambiamento. Questo fu il momento in cui il cristianesimo divenne davvero il cristianesimo che conosciamo oggi, perché le persone che erano al potere in precedenza erano diventate cristiane. Nel corso del tempo, i capi della Chiesa iniziarono ad adottare metodi regali e cerimonie spettacolari che facevano parte delle religioni pagane. Al posto dei semplici comandamenti di Dio, iniziarono a insegnare superstizioni e tradizioni pagane. In quell'epoca non era la Chiesa cristiana a convertire il mondo pagano, ma avveniva esattamente l'opposto. È un treno che arriva dal primo secolo, rappresentato dai documenti che abbiamo del Nuovo Testamento, che dimostrano un cambiamento nella Chiesa mentre si entra nel lungo tunnel oscuro del secondo-quarto secolo. Ed uscendo da questo tunnel nel quarto secolo, il treno è molto diverso da quello che vi entrò, che ci si chiede cosa è successo. Nel 391 d.C., per ordine dell'imperatore Teodosio I, il cristianesimo divenne la religione di Stato a Roma. L'adorazione nei templi pagani era contro la legge, così come tutte le altre pratiche religiose. Si cercava di cristianizzare l'impero, cercando di cristianizzare una cultura pagana. Le antiche basiliche erano fondamentalmente templi pagani sui quali veniva posta una croce. Mentre all'interno vi erano dei dipinti di scene bibliche, di eroi biblici, santi e martiri. I cristiani si appropriarono di proposito dei templi pagani. Ed un famoso leader ecclesiastico lo scrisse esplicitamente in un trattato. Racconta di una vendetta degli attacchi pagani al cristianesimo. A sostegno della sua ipotesi, dice che molti luoghi pagani erano diventati luoghi di culto cristiani. Li abbiamo presi, ripuliti dall'idolatria, e li abbiamo trasformati in posti dove si adora il vero Dio. Quale altra prova volete per confermare che i valori del paganesimo sono falsi? Dove sono i vostri dei, se permettono questo? I cristiani fecero questo deliberatamente. Strategicamente, si appropriarono dei luoghi, ma anche dei rituali e delle idee, e li trasformarono per sostenere la diffusione del cristianesimo. Quello che hanno fatto e l'obiettivo che hanno raggiunto, fino a che punto è stato possibile realizzarlo in modo legittimo e senza appropriarsi strettamente di idee altrui. La velocità con la quale la Chiesa dell'epoca si abissò nell'apostasia toglierebbe il respiro a chiunque. Milioni di pagani si univano alla Chiesa, ma allo stesso tempo erano riluttanti nell'abbandonare i propri tesori. I romani e i greci erano talmente abituati ad essere circondati da simboli e oggetti divini che iniziarono a fare lo stesso con il cristianesimo. Quindi, molti dei nuovi convertiti cambiarono semplicemente etichetta ai loro idoli e diedero loro nomi cristiani come Paolo, Maria e Pietro. La statua di Giove divenne la statua di Pietro. Sappiamo questo perché vi è un sole dietro la testa, che indica il fatto che non sia Pietro, ma una statua pagana rinominata. Invece di Romolo e Remo, perché no? I martiri, i grandi martiri. La rappresentazione di Iside, che originariamente era una divinità egizia, diventata molto greca, divenne poi la rappresentazione di Maria col bambino. C'è una tradizione madre-figlio che ripercorre tutta la storia. È presente ovunque, nel mitraismo, a Babilonia, e la si trova anche nell'antica Persia. Maria assume alcune delle caratteristiche associate ad altre divinità. Indossa un mantello blu scuro e sta in piedi su una mezzaluna. È la madre di tutti gli dei. Iside porta suo figlio Horus,
Questa è l'immagine che assume un nome nuovo, che ora è Maria che porta il figlio Gesù. O la rappresentazione del Dio Hermes. Viene visto come Cristo, il buon pastore. Esculapio è il modello iconografico di molte rappresentazioni di Gesù. Un giovane e vibrante Dio con i capelli ricci e un poco di barba. Ben presto, le statue dei santi e di Gesù iniziano ad adornare le chiese e benché Dio ne avesse chiaramente vietato la pratica nei 10 comandamenti, la gente continua a riverire e pregare questi nuovi idoli. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, e non li servirai. In relazione a quest'ultimo punto, vi è la venerazione di Maria, la madre di Gesù. Pur essendo vero che Maria sia stata una donna fedele e onorata di essere sua madre, nelle scritture non è scritto da nessuna parte che debba essere venerata o deificata. Maria è sempre stata importante agli albori del cristianesimo, ma nel corso degli anni, nel Medioevo, da un certo punto di vista fu innalzata quasi al rango di semidivinità. La Vergine Maria si pensava fosse colei che si sarebbe sollevata per difendere i colpevoli davanti al suo supremo figlio, virtuoso giudicante oltre che ipercritico. Immagini molto strane, ma questo è come la religione dell'epoca lo dipingeva. La Bibbia non venera Maria come santa speciale. La descrive come una donna pura e meravigliosa, che attraverso Dio ha dato vita al Messia. Ma al Concilio di Nicea, nel 325 d.C., la Chiesa elevò Maria allo status di divinità e come mediatrice con Cristo. Persino all'inizio del IV secolo, ci furono chiese dedicate alla Vergine Maria. Ma, sfortunatamente, questi non furono gli unici errori che si infiltrarono nel corso del tempo. Durante l'era apostolica, il battesimo era una cerimonia sacra, riservata solo a coloro abbastanza adulti per decidere di seguire Cristo. Era una testimonianza pubblica di accettazione di Cristo e del suo perdono. Il battesimo significa essere sepolti coi propri vecchi peccati e resuscitati nuovamente a nuova vita in Cristo. Poi, nel corso dei secoli, divenne più un segno di iniziazione al cristianesimo e la sua pratica iniziò ad avvenire in età sempre più giovane, quando si era bambini o all'inizio dell'adolescenza e si era pronti ad impegnarsi nella fede. La cerimonia del battesimo veniva eseguita in un fiume o in un lago, così che la persona potesse essere completamente sommersa, stando a significare che i peccati venivano lavati via completamente. La pratica del battesimo fu lentamente modificata dalla Chiesa. Centinaia di anni dopo Cristo fu introdotta l'azione dello spruzzare e versare acqua come modo più comodo per battezzarsi. Questo in realtà mina le fondamenta del forte simbolismo del rito e contraddice l'esempio di Gesù, che venne battezzato per immersione. E si continuò a fare questo fino al 1200, perché questo è un momento in cui i teologi iniziano a riesaminare le dottrine cristiane, arrivando alla conclusione che il peccato originale presente in ogni uomo è il risultato della caduta nell'Eden ed è insito nell'anima sin dalla nascita. Vi era l'idea generale che un fanciullo potesse peccare subito. E quindi, se avesse peccato, avrebbe rischiato di andare all'inferno, bruciando per sempre. Quindi l'unica maniera per preservarlo era il battesimo, e doveva essere battezzato nella chiesa se ne voleva diventare membro. Era una via di salvezza. Allora i teologi cominciarono a dire che bisognava battezzare i bambini immediatamente dopo la nascita, così nel caso fossero morti, ed in quel periodo il tasso di mortalità infantile era altissimo, potevano andare in paradiso. Un'altra verità cristiana alterata dalle influenze pagane fu la cena del Signore. Gesù ha istituito la comunione, conosciuta anche come Eucaristia, in modo che fosse una cerimonia bella ma semplice, in cui i suoi seguaci bevevano vino non fermentato e mangiavano pane non lievitato. Questi simboli del corpo e sangue di Gesù sono stati concepiti per aiutare i fedeli a ricordare il sacrificio che ha compiuto Cristo. Il rito di gran lunga più importante per i cristiani del tardo Medioevo è l'Eucaristia,
o la comunione, o come viene più comunemente chiamata, la messa. Donne e uomini si riuniscono e prendono il sacramento, celebrano ciò che noi chiameremo la comunione, prendendo il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Ma anche in questo caso, sotto l'influenza di riti pagani, tutta la funzione della comunione cambiò gradualmente a opera dei capi della Chiesa, diventando una cerimonia mistica. In questo nuovo rituale veniva usato vino fermentato e il prete, in teoria, aveva il potere di trasformare il pane e il vino nel vero corpo e sangue di Cristo. Questa è la transustanziazione, la credenza che un prete possa trasformare l'Eucarestia nel corpo e sangue di Cristo, pronunciando la formula «Hoc est corpus meum», «Questo è il mio corpo». Erano parole potenti che si credeva avessero il potere, una volta pronunciate, di far sì che Dio trasformasse la natura del pane e del vino nel corpo e nel sangue del risorto Gesù Cristo. Fino al punto in cui successivamente si cominciò a dire «Stiamo creando Dio», usando le parole della mistica. Ciò che accadeva sull'altare era una sorta di trasformazione del pane in corpo e del vino in sangue. Ma apparentemente sembravano ancora pane e vino. Questa offerta di sacrificio nell'Eucaristia, che consiste in questo pasto comune, ora non è più un ricordo del sacrificio, ma è esso stesso un sacrificio che dona salvezza. Credevano e pensavano che durante la messa Gesù Cristo, nella persona del prete, sacrificasse Gesù stesso a Dio Padre, ottenendo, se vogliamo così, il bene, o un quanto di santità che successivamente la Chiesa poteva assegnare ai beneficiari di quella messa. Dal momento che la gente pensava che celebrare la messa significasse fare qualcosa di buono che veniva offerto a Dio, vi era un motivo teologico alla base della sua continua ripetizione. Nel 1415 d.C., al Concilio di Costanza, i leader della Chiesa dichiararono, inoltre, che solo il prete poteva bere il vino e i fedeli potevano solo ricevere il pane. Ma la Bibbia dice chiaramente che quando Gesù ha istituito il rito della comunione, tutti ne bevvero. Circa 300 anni d.C., la Chiesa iniziò a deviare da un altro dei 10 comandamenti. Ed in maniera specifica dal quarto, il quale richiede ai fedeli di ricordare come settimo giorno il sabato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Nell'impero romano gli ebrei erano una religione antica e le religioni antiche venivano rispettate. Quando gli ebrei continuarono a lottare contro Roma, ciò che prima era una sorta di ombrello di salvezza sotto il giudaismo, divenne poi un parafulmine per i cristiani. I cristiani si allontanarono dagli ebrei, in quanto questi li perseguitavano, per cui cercarono di distanziarsi da loro. I leader della Chiesa si allontanarono dal sabato dei 10 comandamenti, favorendo la più popolare, Domenica dei Romani. Alcuni cristiani pensavano erroneamente di dover digiunare il sabato e di poter far festa la domenica, perché i pagani festeggiavano di domenica e digiunavano il sabato. Non era un concetto ebraico, perché gli ebrei digiunavano il venerdì e festeggiavano il sabato. Ma questo è ciò che alcuni cristiani iniziarono a pensare. Quindi, se si digiuna un giorno e si festeggia nel successivo, non è difficile immaginare quale giorno divenne più popolare. Cristo risorse di domenica e divenne normale ricordare quel giorno e festeggiarlo. C'è una terza ragione, che risiede nell'influenza del culto del sole, il quale continuava a penetrare nella Chiesa. E siccome il culto del sole iniziava a insinuarsi nella Chiesa, Costantino se ne appropriò per portare all'esaltazione la domenica, il giorno del sole, il giorno in cui adorarlo. Questa deviazione graduale dalla legge di Dio nel corso dei secoli divenne così comunemente accettata che molti si scioccarono nello scoprire che la domenica non ha nessun fondamento biblico. Nel 313 d.C. Costantino emanò l'editto di Milano, stabilendo la domenica come giorno di riposo. La legge sulla domenica dell'imperatore non aveva niente a che vedere con il cristianesimo. Era in realtà un modo per onorare la principale divinità greco-romana Helios o Apollo, il dio del sole. L'imperatore Costantino divenne un cristiano convertito.
E siccome continuò ad aver riguardo del Dio del Sole, l'imperatore Costantino spostò il giorno dell'adorazione dal sabato, come da tradizione giudaica, alla domenica, il giorno del Dio del Sole. Da quel momento i cristiani cambiarono in massa il giorno dell'adorazione dal sabato alla domenica. Questo fu chiaro in un nuovo editto emanato da Costantino nel 321 d.C., quando l'imperatore ordinò: nel venerabile giorno del sole, fate riposare i magistrati e la gente che risiede nelle città e tenete chiusi i laboratori. Notate, l'imperatore usa la parola sole. E noto anche che l'imperatore Costantino emanò una legge che annunciava la domenica come giorno di riposo. Ovviamente, questi cambiamenti non influenzarono immediatamente la Chiesa. La storia ci narra che per decenni il sabato e la domenica vennero osservati entrambi come giorni sacri. La Chiesa delle origini, all'epoca degli Apostoli, continua chiaramente a osservare il sabato dei giudei. Ma verso la metà e fine del III secolo cominciò ad essere abbandonato o era nel processo di abbandono. All'inizio del IV secolo, in molte parti del mondo romano, i cristiani generalmente celebravano la domenica. Molti cristiani in questo periodo di tempo osservavano il sabato, ma la domenica organizzavano una funzione religiosa per ricordare la resurrezione, per poi andare regolarmente al lavoro. È all'epoca di Costantino che l'idea di trasferire la solennità dal sabato alla domenica venne espressa per la prima volta. Secoli prima, il profeta Daniele aveva predetto che sarebbe sorto un potere religioso che avrebbe pensato di cambiare i tempi e le leggi. Nei 10 comandamenti vi è una sola legge, la quale è anche un tempo: il sabato. La dottrina del fuoco dell'inferno fu anch'essa distorta dalle influenze pagane. Nel libro dell'Apocalisse, la Bibbia insegna che dopo i giorni del giudizio, i perduti verranno scagliati in un lago di fuoco. In quel momento, ogni persona sarà punita secondo quanto merita, per poi essere totalmente consumata in una morte eterna. E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. I viventi, infatti, sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. I preti iniziarono a insegnare che l'inferno era un luogo di tormento eterno, governato dal diavolo e che cominciava al momento della morte. E la Chiesa fu in grado di usare questo concetto pauroso di una tortura senza fine per terrorizzare e manipolare sia il re che la gente comune. Cosa ancora più tragica, questo falso insegnamento rappresentava Gesù come una sorta di figura sadica. Incoraggiava gli agnostici e gli atei a sfidare l'idea cristiana di un Dio amorevole, visto che faceva cose anche peggiori di quelle che fece Hitler. Indipendentemente da ciò che uno aveva fatto, lo aspettavano miliardi di anni di torture. Quindi devono esserci state persone che odiavano Dio e avevano imparato a odiare Dio a causa di questo. Un altro concetto pagano che si infiltrò nel cristianesimo riguardava la vita dopo la morte. Il purgatorio è il concetto per cui, al momento della morte, alcune persone finivano in un inferno temporaneo per essere purificate prima di andare in paradiso. Il purgatorio è qualcosa di impreciso, una sorta di via di mezzo tra l'inferno e il paradiso. E la cosa importante è che si può scappare dal purgatorio. È come viene detto durante la messa: consegnati alle fiamme del dolore. È pieno di dolore, odora di zolfo. Forse è leggermente meglio dell'inferno, ma non è nemmeno un posto dove fare un picnic. La Chiesa sviluppò gradualmente e anche lentamente, passo dopo passo, l'idea che chiunque morisse lasciando le opere di pentimento incomplete dovesse probabilmente portarle a termine in un posto di sofferenza dopo la morte, soffrendo affinché fossero purificati, resi puri dai peccati e dagli errori commessi nella vita. Nel Medioevo la gente pensava che quasi tutti si sarebbero salvati e redenti,
Bastava essere membri battezzati della Chiesa. Ma quasi tutti dovevano anche pagare per i peccati commessi e dovevano confessarli passando del tempo in purgatorio. Quindi il compito reale consiste nel ridurre il tempo da passare in purgatorio. Molte persone fraintendono il purgatorio, pensando che sia un modo per scampare dall'inferno. Se si va all'inferno non c'è scampo, non c'è via d'uscita, perché si è stati molto malvagi e questo è il proprio destino. Ma tutti noi abbiamo degli aspetti negativi, quindi come possiamo essere meritevoli del paradiso? Bisogna essere purificati, ed ecco da dove arriva la parola purgatorio. Di conseguenza molti cristiani pensavano che i propri parenti stessero soffrendo in purgatorio, e questo non è un posto confortevole. Bisognava rimanerci per migliaia di anni. L'idea del purgatorio risale a molti anni prima di Gesù, arrivando a Platone nel 400 a.C., che ci aiuta a capire da dove provengono questi concetti di purificazione e punizione. Tuttavia, il purgatorio iniziò a essere considerato un luogo vero e proprio, anche nei secoli a seguire. Tra il 1160 e il 1188 d.C., i teologi svilupparono la dottrina del purgatorio, arrivando all'accettazione formale durante il secondo concilio di Lione, nel 1274. La Chiesa allora si offrì di supportare i morti in purgatorio con le preghiere e attribuendo alle persone i benefici dei sacramenti, soprattutto quelli della comunione. L'atto sembrava nobile e ortodosso, difatti la Chiesa credeva che facesse bene, e i laici sembravano desiderosi di investire grandi quantità di denaro in queste cose. Quindi si assistette ad una straordinaria proliferazione di istituzioni fondate principalmente affinché i preti facessero messe per i defunti, soprattutto nel XIV e XV secolo. Questa dottrina venne manipolata per ottenere guadagni economici dalle messe. La gente era disposta a pagare grosse somme di denaro per alleviare le pene di qualche familiare nel purgatorio. Ovviamente, i credenti non potevano essere sicuri del momento in cui un'anima avesse davvero lasciato il purgatorio. Così i soldi continuavano a fluire nelle tasche dei preti corrotti. I capi delle chiese spingevano la gente a raccogliere soldi e a darli alla chiesa per togliere le persone dal purgatorio, così da poter sostenere le spese per edifici elaborati. Questa credenza del purgatorio è anche alimentata dall'idea pericolosa che le preghiere dei viventi possano in qualche modo alterare il destino di coloro che sono defunti. Ma Gesù ha detto molto chiaramente che non esiste nessun limbo o purgatorio. Il primo pensiero cosciente di una persona dopo la morte è alla risurrezione per la ricompensa eterna. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. La via per l'ottenimento del perdono è centrale nel Vangelo attraverso la confessione e il perdono. Questa fu un'altra verità biblica che soffrì di compromessi nei secoli. Veniva insegnato che se una persona voleva essere perdonata, doveva prima andare a confessare i peccati ad un prete, con un sacramento chiamato penitenza, più comunemente noto come confessione. Perciò, a questo punto, se vogliamo sopperire alle nostre mancanze e ai nostri errori, dobbiamo tutti, laici e clero, confessare i nostri peccati almeno una volta all'anno e possibilmente più spesso, ad un prete. Questo fu uno sviluppo negativo sotto diversi punti di vista. Prima di tutto, non viene insegnato da nessuna parte nella Bibbia, ed in secondo luogo, pone un uomo mortale al posto di Cristo, e mentre Dio è separato dalle persone, all'epoca il prete veniva messo in una strana posizione, perché ascoltava tutte le azioni malvagie delle persone. Quando una persona andava dal prete nel Medioevo, scatenava situazioni particolari dovute ai peccati confessati. Prima di tutto si faceva la confessione. Il prete poi recitava le parole di rassicurazione affinché il peccato fosse assolto, come se fosse stato Dio. Ma una persona che ha violato la legge della Chiesa e gli insegnamenti di Cristo deve fare una penitenza per pagare il fatto
di aver commesso un peccato. La Bibbia insegna che l'umanità non si può salvare da sola. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto nel mondo. Le scritture insegnano che la nostra salvezza dipende dalla nostra capacità di affidarci alla pietà e grazia di Dio che non meritiamo. È un dono meraviglioso che non potremmo mai ottenere con i nostri sforzi e con le nostre opere. Anche l'obbedienza è un dono della grazia. La dottrina della salvezza per fede del Nuovo Testamento viene oggi insegnata e compresa. Ma nell'oscurità del Medioevo era più facile convincere le masse che dovevano compiere buone azioni per ottenere il favore di Dio. Veniva insegnato che se un peccatore avesse voluto andare in cielo ed avere pace nel Signore, avrebbe dovuto pagare grosse somme di denaro, fare dolorosi atti di penitenza o fare qualche strano pellegrinaggio. Questo spesso includeva il compito di recitare preghiere innumerevoli volte come requisito per ottenere il perdono. 4 Ave Maria e 10 Padre Nostro e mettere una moneta nella scatola delle offerte. Nelle religioni pagane nel mondo, l'idea del pentimento con la preghiera non era nulla di nuovo. Si credeva di ottenere pace o influenza sugli dèi pregando costantemente o usando speciali parole magiche. Gesù ci ha chiaramente messo in guardia da queste forme di preghiera. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. I leader corrotti della Chiesa sapevano che per mantenere il potere sul popolo di Dio, avrebbero dovuto separarli dalla sola cosa che li poteva allontanare dagli inganni: le Sacre Scritture. La Bibbia inizialmente non veniva tenuta lontana dalla gente, era accessibile. Ma nel corso del tempo, quando la gente notava delle differenze, sfidava il clero. E quindi divenne il loro interesse, nel tempo, rendere la Bibbia inaccessibile al popolo. Solo i preti possono interpretare le scritture, poiché uniscono le scritture alle tradizioni, e quindi la tradizione interpreta le scritture. E gli unici che potevano capire queste lunghe tradizioni erano i preti, che potevano leggere le scritture. Gran parte della gente comune non era in grado di leggere le scritture. Volevano assicurarsi di interpretare le scritture in un modo in cui potessero essere in armonia con le tradizioni. Quindi, dal V al XV secolo, in 1000 anni di storia, il fatto che solo i leader religiosi fossero abbastanza qualificati da spiegare i testi sacri divenne accettabile. All'uomo comune veniva insegnato che non poteva sperare di capire le scritture senza l'assistenza di un prete. Con questo piccolo inganno, i laici furono messi all'oscuro. Nel frattempo, la Chiesa visibile, che doveva essere un baluardo di verità, si trasformò in un'organizzazione corrotta, piena di cerimonie spiritualistiche. Non c'è da stupirsi se questo periodo di deterioramento spirituale, economico e politico divenne noto come i secoli bui. È tragico come in così pochi secoli la luce luminosa e brillante della sposa di Cristo fu eclissata a causa delle tradizioni pagane. Adesso al suo posto era comparsa un tipo di donna completamente diversa. Vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. In Apocalisse capitolo 17, Giovanni vede una donna che descrive come incredibilmente diversa dalla donna pura di Apocalisse 12. Chi è questa meretrice assetata di sangue? E cosa sappiamo della bestia strana che cavalca? Se non siete seduti, forse è il caso di farlo. Quel che state per sentire potrebbe risultare abbastanza scioccante. C'è solo un impero, una chiesa ed un'istituzione
che corrisponde ai criteri di questa profezia: la Chiesa Cattolica Romana. Questo non significa che tutti coloro che hanno questa fede sono persone malvagie, non sincere o perdute. I cattolici sono persone molto buone e hanno fatto molte azioni buone nel corso della storia. Questo riguarda una guerra più grande, tra poteri spirituali e istituzioni che lottano per la verità delle scritture. Ma ora dobbiamo togliere i veli e dare uno sguardo diretto ai fatti. In Apocalisse 17:1 osserviamo questa meretrice che siede su molte acque. Fortunatamente l'angelo ci spiega il significato nel versetto 15. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi, la donna regna su una civiltà densamente popolata. Probabilmente avrete sentito l'espressione «tutte le strade portano a Roma». Durante i secoli, i romani avevano costruito una rete stradale di 50.000 miglia, che circolavano in tutto l'impero. Proprio quando la Roma imperiale iniziava a decadere, la Chiesa di Roma cominciò a rafforzarsi. La Chiesa cattolica, in effetti, iniziò a riempire il vuoto lasciato dalla caduta dell'impero romano. E si arrivò a situazioni in cui, come ad esempio a metà del V secolo, quando gli Unni Attila invasero Roma, in cui non fu l'imperatore a respingere i nemici, ma lo fece il Papa, il Vescovo di Roma. Questo tipo di ingerenza politica e religiosa definì sostanzialmente il ruolo del Papa. La profezia dice anche che la donna cavalca una bestia con 7 teste e 10 corna. Ovviamente tutti questi sono simboli. Questa creatura rappresenta chiaramente lo stesso mostro con 7 teste e 10 corna che abbiamo visto far preoccupare la donna nel capitolo 12, ed è la stessa bestia che il mondo è obbligato ad adorare nel capitolo 13. Quindi, cosa rappresentano queste 7 teste e 10 corna? Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Le 10 corna che hai visto sono 10 re. C'è solo una città al mondo che giace su 7 colli, una grande città. E questa è la città di Roma. Quindi non ci sono dubbi che si oppongono al fatto che quando Giovanni sta parlando di questa donna, sta parlando di Roma. Vedete il collegamento? 7 teste, 7 montagne. Guardate Apocalisse 12, 7 teste. Apocalisse 13, 7 teste. C'è una continuità qui. È all'interno della città di Roma, chiamata la città dei 7 colli, in cui tutta l'area dello Stato del Vaticano è ora confinata. C'è solo una chiesa, che è anche uno Stato indipendente e che ha un potere politico nel mondo, il Vaticano. Questo Stato, con la popolazione più bassa di tutto il mondo, fu stabilito come Stato indipendente, con i suoi 109 acri all'interno di Roma. Dietro le mura della città del Vaticano ci sono meno di 1.000 persone che vivono in questo piccolo paese governato dal Papa, che ha il potere legislativo, esecutivo e giudiziario assoluti. Ambasciatori di tutto il mondo si incontrano col Papa e i suoi rappresentanti cercando il favore e la guida di questo potere religioso internazionale. Persino le Nazioni Unite si riuniscono per appellarsi al Papa. Quando l'impero romano d'Occidente cadde, il territorio si frammentò in 10 divisioni principali. Le 10 corna rappresentano i 10 re o regni, in cui la Roma imperiale fu alla fine divisa. Le 10 corna sono la descrizione di Roma divisa in 10 piccoli regni. Nel corso della storia il cattolicesimo ha dominato su molti regni. Quindi vi è una chiesa che cavalca un potere politico. Vedete, la donna cavalca la bestia e quindi per molti secoli rimase al potere. Si ha dunque un'unione tra Stato e Chiesa. I nomi della blasfemia sono un altro elemento di questa profezia, i quali puntano direttamente alla Chiesa Cattolica Romana. Deteniamo su questa terra il posto di Dio Onnipotente. Questo pone un uomo mortale nella posizione di Dio. In ultima istanza, è la definizione stessa di blasfemia.
Questo non è per mettere in dubbio la sincerità di un papa in modo specifico, ma la profezia si riferisce al compito e all'istituzione che rappresenta. La donna è vestita anche con colori sgargianti. Indossa colori specifici che vengono citati, ma non sono più le tonalità del bianco. Ma ora abbiamo colori che rappresentano in modo abbastanza strano due cose: la regalità e la prostituzione. Gli stessi colori che vediamo rappresentati successivamente nella storia della Chiesa Cattolica, nei colori dei preti della Chiesa Cristiana Storica. Questi non solo erano i colori dei Cesari Romani, ma secondo l'Enciclopedia Cattolica, il porpora è il colore ufficiale dei vescovi e il rosso scarlatto quello dei cardinali. Oltre al rosso e al porpora, notiamo che questa meretrice corrotta possiede diverse pietre preziose. Se si considerano i tesori artistici d'oro, argento e pietre, la Chiesa Cattolica Romana è di gran lunga l'istituzione religiosa più ricca al mondo. Ogni anno arrivano turisti da tutto il mondo per ammirare la brillante opulenza della Chiesa Cattolica Romana. Un altro elemento controverso di questa donna si trova nel versetto 6. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. La storia ci rivela che la Chiesa Cattolica è stata l'oppressore peggiore di cristiani e giudei nel corso dei secoli. Infatti, gli storici ci dicono che hanno avuto luogo più di 50 milioni di omicidi sotto le persecuzioni ed esecuzioni della Chiesa di Roma. Quindi ciò che abbiamo è una profezia che ci rivela che la Chiesa si impegnerà a portare avanti terribili persecuzioni. Ed è esattamente ciò che accadde. Quando la Chiesa iniziò un processo legale, giudiziario, chiamato Inquisizione, interrogando queste persone, obbligando il maggior numero possibile a ritrattare, cambiare idee e, inoltre, occupandosi dei leader delle rivolte per evitare che si spargessero ulteriormente, si registrò il numero di morti più alto mai registrato quando la Chiesa perseguitò coloro che non erano d'accordo con lei. E dunque lo stesso livello di repressione continuò durante il Medioevo. Quindi questa donna, o Chiesa, è un potere perseguitante che opprime i veri seguaci di Cristo. Considereremo ora alcune persone che si sono sacrificate per opporsi alle influenze pagane della Chiesa e che si impegnarono a diffondere la parola di Dio in questo periodo di oscurità spirituale. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è elevata una luce. A Lione, in Francia, viveva un giovane che cambiò la storia del cristianesimo. Pietro Valdo, conosciuto anche come Valdese, un mercante molto ricco e istruito, ebbe un'esperienza che gli cambiò la vita. Un giovane amico di Valdo morì all'improvviso ed in quel momento considerò la brevità della vita e la vanità dei beni terreni. Valdo decise di lasciare tutto per Cristo, diede le sue ricchezze ai poveri e divenne un predicatore. Valdo insegnava che la Bibbia doveva essere compresa letteralmente e parlava liberamente alla gente nella propria lingua. Incoraggiò i credenti a vivere una vita semplice e povera e allo stesso tempo iniziò a denunciare apertamente gli eccessi dei preti. Fino al 1170, Pietro Valdo riuscì a riunire un numero elevato di seguaci, che venivano chiamati i poveri di Lione, o valdesi. Secondo gli studiosi convenzionali, nonostante vi siano diverse opinioni a riguardo, Pietro Valdo dovrebbe essere il fondatore dei Valdesi, che era un gruppo di individui che credeva nella Bibbia e viveva in Francia e in Italia. Egli era un cattolico laico e fu ispirato dalle predicazioni della Chiesa primitiva e creò un gruppo di predicatori itineranti che predicavano il Vangelo e parlavano contro la transostanziazione e contro le messe. Pare che alcuni valdesi, seppur andassero a messa come copertura, continuarono ad avere i loro culti domestici. Una volta addestrati gli inquisitori attraverso tutta l'Europa, iniziarono a trovare persone che cominciarono a chiamare valdesi o seguaci di Valdo. In ogni luogo, perciò sparse in tutta Europa, c'erano queste piccole comunità di persone laiche che, ad essere onesti, andavano nelle chiese cattoliche per quasi tutto l'anno.
ma una volta all'anno o ogni due anni, costoro creavano quindi un gruppo di pastori valdesi che arrivavano per parlare con loro. Dovunque andasse, Pietro Valdo vide persone alla ricerca della verità. Credeva ci fosse una carenza di parola di Dio sulla terra. Per questo Valdo decise di tradurre il Nuovo Testamento nel dialetto francese. Si narra che Valdo commissionò a due persone religiose istruite a Lione di preparare una traduzione di parte della Bibbia e di alcuni detti dei padri nella lingua dialettale. Una via di mezzo tra il francese e il provenzale, difficile da descrivere, ma apparentemente stabilì la tradizione per cui le comunità valdesi cercarono di acquisire copie delle scritture nella lingua comune del popolo. I valdesi erano soliti portare le scritture in giro con sé, lavoravano come mercanti e commercianti, spesso anche sotto copertura, per diffondere quegli scritti nei posti in cui andavano, e mandavano i giovani nei grandi collegi del territorio per iniziare a diffondere il loro credo in quei luoghi e anche per comprendere la teologia contemporanea e usarla per raggiungere le comunità più grandi. Ma la Chiesa cattolica non poteva tollerare troppo a lungo questa predicazione libera del Vangelo. Durante il Terzo Concilio Lateranense nel 1179, le idee di Valdo furono ufficialmente condannate come eresie e poco dopo lui e i suoi seguaci furono scomunicati. Cacciati da Lione, i valdesi si rifugiarono nelle alte valli del Piemonte e delle Alpi francesi. Qui, nelle loro famiglie, la Bibbia divenne il principale oggetto di studio. I Vangeli di Giovanni e Matteo, insieme a molte epistole, venivano imparati a memoria. I valdesi, prima dell'invenzione della stampa, furono spesso impegnati nella copiatura manuale delle scritture. Famosi per la loro aderenza rigida alla Bibbia, questi preti laici diffusero i loro insegnamenti all'estero mentre viaggiavano in groppa ai cavalli. Per evitare l'arresto, ogni tanto nascondevano copie scritte a mano nelle pieghe dei vestiti e le condividevano con circospezione quando trovavano un cuore aperto. Persino dopo la morte di Pietro Valdo nel 1218, la Chiesa continuò a perseguitare violentemente i valdesi. Per secoli, molti furono processati e messi a morte in diversi paesi europei. Lo Spirito Santo si riversò su molte persone all'interno della Chiesa e diede loro il coraggio di intraprendere una riforma. Uno di questi fu John Wycliffe, un teologo e predicatore laico inglese, traduttore e insegnante a Oxford. La sua istruzione risultò essergli un grosso vantaggio nel momento in cui cominciò a denunciare i cancri e gli errori diffusi nel popolo di Dio. Wycliffe non volle contrapporsi esplicitamente contro i capi della Chiesa, ma quando vide le grosse contraddizioni tra ciò che la Bibbia diceva e ciò che la Chiesa stava facendo, non poté rimanere in silenzio. Beh, è molto strano il fatto che Wycliffe divenne un eretico, perché era un docente di Oxford, era ben inserito nella struttura di potere della Chiesa, ma nonostante questo fu disturbato da ciò che vide intorno a sé. Quando vide che Roma sostituiva le sacre scritture con le tradizioni, accusò i preti di allontanare il pane della vita da persone che avevano una fame spirituale. Credeva che la Bibbia fosse un'autorità suprema e ne commissionò la traduzione. I suoi seguaci venivano chiamati Lollardi ed andavano in giro distribuendo e predicando le scritture. Credevano molto nella lettura della Bibbia. Leggevano molto la Bibbia di Wycliffe e credevano nello stesso tipo di pietà più semplice che i valdesi e altri avevano invocato fin dall'inizio del XII secolo. Questo fu il dono più grande che abbia potuto dare alla gente comune. Nessun documento ha alterato la storia più della traduzione della Bibbia in inglese. Portò avanti alcune delle verità che poi avrebbe utilizzato anche il protestantesimo in seguito e che, come ho già detto, stava già insegnando due secoli prima. Preparò la strada in modo che molte persone in Inghilterra avessero potuto accettare la riforma che avvenne in seguito.
Wycliffe ebbe l'audacia di dichiarare che l'autorità universale del Papa non fosse biblica. In queste condizioni, il 22 maggio 1377, Papa Gregorio XI condannò gli scritti di John Wycliffe, affermando che i suoi insegnamenti erano pericolosi per la Chiesa e per lo Stato. Wycliffe continuò a insegnare la salvezza solo attraverso Cristo e che le scritture erano infallibili e non la Chiesa romana. Nel corso del tempo, i suoi scritti e i suoi insegnamenti si diffusero come semi al vento, influenzando milioni di credenti in Dio. Potevano essere letti ovunque ci fossero studiosi, studenti, teologi, che potevano ottenerli. Viaggiarono molto e arrivarono anche in Boemia, dove ispirarono anche John Hus. E Hus condivideva l'attacco alla transostanziazione, al potere clericale e, come Wycliffe, al benessere della Chiesa. Hus era un ragazzino quando Wycliffe morì, ma le opere di Wycliffe ebbero un'influenza potente sulla sua vita e sulla sua missione. John Hus fu un predicatore boemo, fu inoltre professore universitario e anche cappellano capo per un periodo. Ebbe l'incarico di predicare in una piccola cappella che era appena stata fondata, la cappella di Betlemme. Come Wycliffe, John Hus predicava nella lingua della gente, una pratica che la Chiesa aveva vietato a favore della lingua morta del latino. Predicava in dialetto e i boemi ebbero le scritture nella loro lingua, nonostante i dettami della Chiesa. Fu attraverso questo che venne in contatto con gli insegnamenti di Wycliffe e fu attratto, in particolare dagli attacchi contro la transostanziazione e dagli attacchi sulla ricchezza e l'influenza della Chiesa. Passeggiando per la città, Hus notò un paio di quadri che due uomini mostravano come segno di protesta. Ciascuno dei due quadri rappresentava una scena diversa. Il primo rappresentava l'immagine di un Gesù solitario che entrava a Gerusalemme con i discepoli stanchi del viaggio. Sull'altro quadro c'era un'immagine del Papa, con abiti ricchi e sfarzosi, portato dai lettighieri e seguito da una processione regale. I quadri rappresentavano sicuramente un contrasto tra Gesù, che afferma che le volpi hanno le tane e gli uccelli il nido, mentre il figlio dell'uomo non ha un luogo dove posare il capo, e lo splendido sfarzo dei palazzi papali e dell'entourage del papato stesso. Preso coscienza di ciò, iniziò a denunciare pubblicamente l'orgoglio, la ricchezza e la corruzione del clero e invocò con fierezza una riforma della Chiesa. Se bisogna interpretare le scritture secondo la verità e la verità è definita come ciò in cui la Chiesa crede, come si possono correggere i suoi errori? Non c'è una revisione degli errori. Non c'è modo di correggere la Chiesa e questo penso che sia il motivo principale che permise alla Chiesa di iniziare a comportarsi scorrettamente, continuando a sbagliare. John Hus fu invitato al Concilio di Costanza in Germania per difendere le sue critiche nei confronti della Chiesa di Roma. Sigismondo, re d'Ungheria e successivamente del Sacro Romano Impero, gli garantì un passaggio sicuro, ma immediatamente dopo il suo arrivo nella città, fu arrestato e messo in prigione nel castello di Gotelby. Il re Sigismondo si arrabbiò molto per l'imprigionamento di Hus e minacciò il concilio della Chiesa. Ma il concilio convinse Sigismondo che le promesse fatte agli eretici non erano vincolanti. Il 6 luglio 1415 il concilio si riunì nella cattedrale e celebrò la liturgia della messa. Poi John Hus fu preparato per il processo. Gli fu chiesto di difendere le sue posizioni e mentre le difendeva fu tacciato di eresia e quindi preso e processato per eresia. Le guardie quindi lo portarono via per ucciderlo. Sul luogo dell'esecuzione, Hus rimase in piedi. Mentre il fuoco saliva, fu in grado di alzare la voce e predire, nelle sue ultime parole, che nel giro di un centinaio di anni, Dio avrebbe chiamato un uomo per attuare una riforma che non sarebbe stata soppressa. Cresciuto in una famiglia umile in Germania, Martin Lutero, teologo, compositore e prete,
fu senza dubbio il miglior riformatore della Chiesa nel XVI secolo. Lutero nacque il 10 novembre 1483, 70 anni dopo la morte di Janus. Nato in una famiglia di grandi lavoratori della media borghesia, con molti fratelli e sorelle, Lutero sviluppò un carattere fermo ed una forte personalità. La famiglia di Lutero sembrava essere una famiglia di ambiziosi in un certo senso. Erano molto severi, secondo i racconti di Lutero, soprattutto nei confronti del giovane Martin. E di sicuro capirono che la via per il successo del loro figlio sarebbe passata attraverso l'istruzione. Durante la giovinezza desiderava diventare un avvocato. Tuttavia, un'esperienza drammatica cambiò per sempre il corso della sua vita. Lutero fu colto da una tempesta. E temente per la sua vita, era all'aperto, aveva paura di essere colpito da un lampo. I lampi gli cadevano davanti e alle sue spalle. Gridò che se i santi lo avessero salvato, si sarebbe fatto monaco. Invocò Sant'Anna, la santa delle cause impossibili. Sant'Anna, salvami e diventerò monaco. E mantenne la parola. Nonostante le rabbiose proteste del padre, Lutero lasciò gli studi, vendette i libri ed entrò nel monastero agostiniano di Erfurt e dedicò tutto il suo tempo alla vita monastica, seguendo il suo desiderio disperato di salvezza. Digiunava spesso, pregava per molte ore, conduceva una vita austera e faceva confessioni infinite. Lutero disse: se qualcuno avesse potuto guadagnarsi il cielo vivendo come un monaco, quello sarei stato certamente io. Trovò un padre confessore, anziano, in quel luogo, il quale capì che Lutero aveva un'anima particolarmente sensibile e si rese conto che Lutero aveva bisogno di insegnare la Bibbia. Quindi divenne, contemporaneamente, professore di teologia, predicatore nella chiesa locale e membro della comunità agostiniana. Praticamente faceva tre lavori. A Wittenberg imparò a studiare la Bibbia in lingua originale. Ben presto iniziò a condividere liberamente le verità che stava imparando durante le lezioni e gli ascoltatori ne erano deliziati. Nel 1510 Lutero fece un pellegrinaggio per visitare le sedi della Chiesa a Roma e fu disturbato dall'avidità e dalla cattiveria che vide in tutte le classi del clero. Le sue aspettative sulla città santa furono deluse, osservando lo stile di vita decadente di preti e monaci. Ciò era in netto contrasto con la sua vita frugale in Germania. Ma la rivelazione più sconvolgente per Lutero doveva ancora arrivare. Mentre era a Roma e stava salendo le scale, sentì una voce, non necessariamente una voce reale, ma una voce nella sua testa, probabilmente, che gli indicava di vivere solo per fede. Stava salendo le scale in ginocchio, un gesto che doveva servire a non bruciare in purgatorio troppo a lungo, e cominciò a chiedersi cosa stesse facendo lì. La Bibbia dice che questo doveva avvenire per fede, soltanto per fede, e quindi Lutero, compreso ciò, si alzò e questo fu il suo punto di svolta. Lutero in quel momento capì cosa significasse fidarsi dei meriti di Cristo per ottenere il perdono. Dopo il ritorno da Roma nel 1512, Lutero fu nominato dottore di divinità all'Università di Wittenberg. Iniziò a predicare coraggiosamente che i cristiani non dovevano accettare nessuna dottrina che non provenisse dalla Bibbia. Questo principio, sola scrittura, divenne il grido di battaglia dell'intera riforma. È in una serie di tre elementi, nel 1520, che presentò l'idea che ora, visto che le tradizioni della Chiesa erano diventate così corrotte per opera degli uomini, la Chiesa avrebbe dovuto solo seguire la testimonianza delle scritture. Questo è il filo conduttore della storia che descrive il declino della Chiesa. Quando le persone perdono le scritture, la capacità di leggere da soli, creando così una barriera tra le persone e le scritture, e quindi tra le persone e Cristo, questo filo conduttore si riprese quando Lutero e altri compagni riaffermarono che le scritture erano l'unica fonte di autorità, sola scrittura, prima scrittura, tota scrittura. In quello stesso periodo,
venivano poste le fondamenta per la costruzione della nuova magnifica Basilica di San Pietro. La Chiesa mandò in Germania Johann Tetzel, un frate domenicano, per vendere le indulgenze al fine di raccogliere i fondi necessari per la cattedrale. La Chiesa crede che non solo le offerte e le funzioni possano aiutare i morti, ma che il capo della Chiesa in Occidente, il Papa, per la sovrabbondanza di grazia di cui la Chiesa è in possesso e la Chiesa stessa, possano dichiarare che le pene di qualcuno o i peccati di chi è morto possano essere cancellati. Questo concetto veniva chiamato indulgenza. Un'indulgenza plenaria assolveva una persona da tutti i peccati commessi fino ad allora, velocizzando, secondo gli insegnamenti della Chiesa, il passaggio dal purgatorio direttamente al paradiso. Verso la fine del Medioevo, la Chiesa si era arrogata il potere di andare a dire alla gente che chi era disposto a fare un'offerta alla Chiesa, questa avrebbe ricambiato con un'indulgenza nella misura di un'offerta per i cari defunti, per la famiglia e gli amici, o per chi amavano. E così i propri cari avrebbero potuto evitare le pene del purgatorio, quasi immediatamente. Questa divenne una credenza molto diffusa tra il XIV e il XV secolo, e la gente scalpitava per avere le indulgenze. Quando Lutero seppe che i membri della Chiesa commerciavano indulgenze, divenne furioso. Quando la gente andava da lui per pagare le indulgenze, si rifiutava esplicitamente di onorarle. Lutero dichiarò che l'unica cosa che dovevano fare era pentirsi sinceramente dei loro peccati e cambiare vita. Questo fu il primo argomento che portò Lutero a combattere contro la sua amata Chiesa. Il 31 ottobre 1517 inchiodò la sua famosa protesta sulla porta della Chiesa di Tutti i Santi di Wittenberg. Quali erano le famose 95 tesi inchiodate sulla porta della Chiesa del Castello di Wittenberg? Era un invito accademico al dibattito. Scrisse 95 affermazioni nelle tesi dicendo: «Queste sono le mie proposte», dette in modo più forte di quanto si potesse pensare. Ma erano un invito al dibattito. Erano una sorta di discussione. Le 95 tesi non erano altro che una lista di 95 proposte, sulle quali pensava di far nascere un dibattito accademico. E questa era una pratica comune nel mondo accademico alla fine del Medioevo. Quindi Lutero stava per intraprendere un ristretto esercizio accademico, come se oggi si pubblicasse un articolo su una rivista scientifica. Come molti storici confermeranno, non si aspettava che molta gente le avesse lette, ma che si sarebbero diffuse in una cerchia molto ristretta. Quindi le affisse alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, in quanto era il luogo tradizionale dove mettere un invito ad una discussione. Non si aspettava tutte le attenzioni che ebbe. Attirarono l'attenzione di molte persone, incluso il Papa. Secondo Lutero, non stava promuovendo qualcosa verso la quale la Chiesa sarebbe stata ostile, altresì si aspettava accettazione della sua buona fede. Infatti, tornando indietro fino ai primi padri della Chiesa, incluso Agostino, si trovano molti scritti che ricordano le cose dette da Lutero. Si aspettava quindi una... Oh, grazie per aver sottolineato queste cose. Forse era un atteggiamento troppo ingenuo, forse ciò derivava dal fatto di essere un accademico, ma Lutero non voleva fondare un nuovo movimento, anzi, la realtà fu che la Chiesa non accolse gran parte di ciò che Lutero aveva da dire. Fu emessa una bolla papale nella quale vi era scritto che gli scritti di Lutero dovevano andare alle fiamme. Essa condannava Lutero e quindi venne consegnata a Wittenberg e, invece di gettare gli scritti nelle fiamme, Lutero fece una grossa riunione in questa città ed in piazza bruciò la bolla. La bolla papale quindi fu bruciata e questo ovviamente fu un rifiuto esplicito. Era stata lanciata una sfida e questa aveva ottenuto una risposta. Questo fu il momento in cui Lutero pensò: tu condanni me e io condanno te, perché credeva che fosse una questione di verità. E se la Chiesa stava condannando una verità biblica, allora doveva essere l'Anticristo. E la chiamò così. E ovviamente una volta che si chiama qualcuno anticristo, è difficile giungere ad un accordo o ad un compromesso.
A quel punto, l'imperatore della Germania organizzò il processo e tutti i preti e i principi si riunirono in un incontro storico nella cittadina di Worms. C'erano rappresentanti di tutti i principi e nobili delle città libere dell'impero. E Lutero continuò a pensare di avere un'occasione per dibattere. La Chiesa sapeva che Lutero era un bravo oratore e non gli avrebbe concesso nessuna opportunità. Fu messo davanti al gruppo, gli fu mostrata una pila dei suoi libri e gli furono rivolte due domande. Questi libri sono tuoi? Te ne penti? Ritiri gli insegnamenti contenuti in essi? E lui non rispose immediatamente, ma disse: sì, sono i miei libri, ma ci sono scritte tante cose lì dentro. Ho bisogno di un po' di tempo per rifletterci. Stava per perdere la pazienza, ma alla fine riuscì a contenersi. Dal giorno successivo iniziò a giocare con le parole. Sono le tue opere, te ne penti? Beh, mi chiedete di pentirmi di tutte le mie opere. Perché ci sono cose che ho scritto per cui chiunque nella Chiesa sarebbe d'accordo. Ho scritto anche contro malvagità, su cui la Chiesa concorderebbe. E iniziò così un dibattito, ma le autorità non accettarono, dicendo no, no, no. Continuarono a chiedere, ritratti, dipenti? È un momento eroico. Soprattutto perché Lutero sapeva che questo lo avrebbe portato alla morte. A meno che non sia convinto dalla testimonianza delle scritture o da ragioni valide, in quanto non mi fido del solo Papa o del Concilio, a causa delle loro molteplici contraddizioni, sono vincolato dalle scritture che ho citato e la mia coscienza è ostaggio della parola di Dio. Non posso e non voglio ritrattare nulla perché non è giusto né sicuro andare contro la coscienza. Questa è la mia posizione. Non posso fare altro al riguardo. Che Dio mi aiuti. Amen. Il concilio non ebbe molto da dire in risposta. Lutero fu dichiarato fuori legge, i suoi scritti banditi e fu ordinato il suo arresto. I documenti dicono che si voleva fosse redarguito e punito come un eretico fuori legge. A Lutero fu concesso un passaggio protetto da Worms, proprio come era successo a Ussa al concilio di Costanza 100 anni prima. Molti premevano affinché Carlo V ignorasse questa concessione, così come i persecutori avevano fatto pressione su Sigismondo nel caso di Ussa. Forse Carlo V non voleva essere ricordato come il secondo imperatore che aveva cancellato un salvacondotto. Quindi, qualsiasi sia stata la ragione, questa permise a Lutero di lasciare la città e di andarsene a casa. Egli pensava che probabilmente sarebbe stato ucciso per strada da qualcuno perché c'era una taglia sulla sua testa. Invece Lutero fu rapito da uomini armati che lavoravano per Federico il Saggio, quale pensò di togliere Lutero dalla circolazione per un po' di tempo e fu tenuto nel suo castello all'insaputa di tutti. E quindi molti pensarono che Lutero fosse morto. Nell'anno successivo, durante il suo esilio solitario, a cui Lutero si riferiva come alla sua Patmos, l'ex prete continuò il suo lavoro di scrittore prolifico. Riuscì persino a tradurre il Nuovo Testamento dal greco antico al tedesco. 72 anni prima che Lutero completasse la sua traduzione del Nuovo Testamento, Gutenberg aveva cambiato il corso della storia con l'invenzione della stampa. Con questa nuova tecnologia, le verità della parola di Dio potevano circolare come foglie d'autunno in tutta Europa. E quindi, nel bel mezzo di questa trasformazione, il Signore armò altre persone con la spada della sua parola. E molti altri campioni di verità si ersero dall'interno della Chiesa di Roma nello stesso momento. Tra questi uomini coraggiosi che chiedevano di tornare alle scritture c'erano Philip Melanchthon, William Tyndale, John Calvin e John Knox, solo per citarne alcuni. Quando i riformatori cominciarono a predicare attraverso le opere stampate «Studiate la parola di Dio», la parola della verità iniziò a diffondersi e superare le superstizioni che avevano vincolato le persone per secoli. Come una ventata di aria fresca, l'Europa visse un periodo di rinascita religiosa. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il libro dell'Apocalisse annuncia anche che negli ultimi giorni il dragone, Satana, intensificherà ancora di più i suoi sforzi per perseguitare la Chiesa di Dio.
identificata con coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù. L'Apocalisse avverte che negli ultimi giorni ci sarà una contraffazione molto convincente della vera Chiesa di Dio, che comprometterà la verità delle Scritture. Gesù mette in guardia che costui riuscirà quasi ad ingannare il mondo intero. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Poco dopo questo inganno finale, Cristo finalmente tornerà. E tornerà per una Chiesa che è stata purificata dalle false tradizioni e dal paganesimo. Sarà una Chiesa che fonda sul Signore ogni dottrina in cui crede. Gesù ha anche detto che quando sarebbe tornato, il mondo sarebbe stato assorbito da violenza, egoismo e malvagità. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Infatti si solleverà popolo contro popolo. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti, l'amore di molti si raffredderà e poi verrà la fine. Questa guerra spirituale infuria già da molto tempo. Ed è chiaro che questa profezia si adempirà a breve. Man mano che la battaglia si intensificherà, saremo tutti messi davanti a una scelta. Scegliete oggi chi volete servire. Amici, abbiamo appena visto come la gloriosa luce della Chiesa di Dio è stata messa in ombra dall'influenza e dal disturbo della mitologia. Abbiamo anche visto come i cristiani ne sono gradualmente stati attratti, sostituendo le tradizioni al posto della verità della Bibbia. Ma Dio ha fatto nascere uomini e donne che resistessero agli errori di tutto l'impero. Ora la storia si sta ripetendo. Presto tutti sceglieranno se unirsi alla sposa di Cristo o seguire la bestia di Babilonia. Cosa sceglieresti? La Bibbia è chiara. Le prove sono inconfutabili. Ma la decisione finale è tutta vostra.